È risaputo che le camere con sensore micro 4 terzi non hanno un gran rapporto con il low light, compresa la GH6. Ma oggi vi svelo qualche trucchetto. Io sono Jacopo, sono un videomaker e in questo canale vi parlo appunto di quello che è la mia esperienza nel videomaking. Come forse saprete, uso GH6 da più di un anno ormai e nonostante sia molto migliorata per quanto riguarda il low light, ha comunque un sensore micro 4 terzi e non è una camera studiata apposta per il low light. Nonostante questo, dopo svariati tentativi e test, ho trovato quelli che sono, secondo me, i migliori settaggi per girare appunto in condizioni di scarsa luminosità. Ovviamente sono settaggi che vanno applicati non in quelle situazioni dove abbiamo il controllo della luce, come ad esempio in un set, ma in quei casi in cui possiamo giostrare solo le impostazioni interne alla camera, come ad esempio riprese di serate o eventi all'aperto o anche in luoghi dove l'illuminazione non è delle migliori. Quindi mettetevi comodi e iniziamo subito. Cercate di usare lenti con l'apertura del diaframma il più bassa possibile. Io ad esempio uso spesso il 18-35 di Sigma, che con l'adattatore arriva a 1.2, oppure questo 50 fisso di Canon molto cheap, che sempre con l'adattatore e con il crop sul sensore diventa praticamente un 70 e anche lui arriva a 1.3 di diaframma. È vero che le lenti non sono un settaggio e spesso e volentieri hanno un costo anche abbastanza elevato. Però se avete un setup micro 4 terzi, soprattutto per lavoro, e magari dovete girare spesso in low light, è un investimento che dovete calcolare. A proposito di profilo colore, per quanto io ami il Vlog di Panasonic, in questo specifico caso ho trovato molto più efficace il CineLike D. Dopo averlo provato varie volte, quindi aver fatto vari test, ho notato che a parità di settaggi il rumore è veramente inferiore. Di base, sia per low light che non, io lo tengo con contrasto e nitidezza a meno 2.5, in modo da renderlo ancora più flat e lavorarlo meglio in post. Consiglio abbastanza del cavolo, ma meglio non darlo per scontato. Io ho sempre lo shutter impostato in angle, in modo che lasciandolo a 180 non ci devo pensare e ho sempre l'otturatore al doppio del frame rate. In questo specifico caso lo porto a 216, perdendosi un po' di motion blur, ma guadagnando luminosità. Per quanto la resistenza agli alti ISO sia molto migliorata rispetto alle versioni precedenti e alle alte micro 4 terzi presenti sul mercato, ancora non possiamo permetterci di esagerare. Mi è capitato di vedere altre recensioni dove veniva detto che anche a 4000 ISO il file era ancora utilizzabile. A mio parere, e secondo i test che ho fatto, non bisognerebbe superare i 2000, o comunque avere 2000 come limite massimo. Non chiedetemi perché, ma ho notato che con il Dynamic Range Boost attivo, a parità di settaggi, il rumore diminuisce leggermente. Vi faccio vedere qualche immagine per capire se è solo una mia impressione o se anche per voi è così. Fatemelo sapere nei commenti. Per quanto riguarda la riduzione del rumore, anche in questo caso, facendo test su test, ho notato che effettivamente tenendola a più 5 si ottiene un risultato migliore. Non ci voleva un genio a capirlo. Per quanto mi riguarda, tra i formati che possiamo registrare internamente, quello che se la cava meglio in low light è il 5.7K, sia 25 sia 50 fps. Anche qui, guardando le immagini, fatemi sapere se anche per voi è così o mi sto inventando cazzate. Ovviamente parliamo di dettagli, non di una differenza abissale, però effettivamente sfruttando appieno il sensore con il 5.7K rispetto a un 4K si ottiene un risultato migliore. Questo è quanto. Come dicevo prima, la GH6 non è una macchina studiata apposta per il low light, quindi se siete in condizioni estreme, sicuramente questi settaggi non vi cambiano la vita. Però possono aiutarvi in tante altre situazioni. Spero abbiate trovato utili questi consigli, fatemi sapere se li conoscevate già e se li usate anche voi, o se ne conoscete di altri, magari qui sotto nei commenti. Grazie per essere arrivati fino a questo punto del video, lasciate un bel like e iscrivetevi, dai!